Questo elemento evidenzia ancora una volta delle criticità endemiche interne all'Unione Europea che non possono più essere tollerate. Quindi è stata una bella e gradita sorpresa la proposta franco-tedesca, che hanno sicuramente aperto uno scenario nuovo, in linea con quello che era stato un intervento tardivo dell'Unione Europea, ma che ha iniziato a rendere tutti consapevoli dell'importanza che questo momento va affrontato con uno spirito completamente diverso. Gli ultimi quattro interventi sono, a mio avviso, un po' così preoccupanti, anche fuori luogo. Due di questi paesi non stanno nemmeno nella zona euro. Tutti e quattro insieme sono veramente cosa poca rispetto al complesso dell'Unione Europea, ma questo non significa che non debbano esprimere la loro assoluta e legittima idea, ma è così evidente che è un'idea ristretta, non lungimirante, è un'idea che non riesce a vedere che questo momento potrebbe essere il momento cruciale del progetto europeo. E mi auguro che la Commissione voglia sicuramente prendere atto di tutte le varie posizioni, ma di dover necessariamente spendersi e negoziare affinché tutti vedano come il Recovery Fund sia lo strumento su cui investire nel medio e lungo termine. Questo è il nostro punto di vista. Forza Italia crede che la proposta franco-tedesca sia un buon punto di partenza, ma bisogna sicuramente rilanciarla perché agli aiuti a fondo perduto possano aggiungersi ulteriori strumenti, ovviamente di prestito, per dare ad ogni Stato la giusta opportunità per recuperare questo momento di grande difficoltà. Se così non fosse, ci sarà un vero problema per garantire la prosecuzione di questo progetto, ma sono straconvinto che poi alla fine verrà fuori il buon senso e in maniera anche autorevole e non autoritaria, perché poi questa divisione molto spesso fa venire fuori quei sentimenti così anti-Europa che invece vanno emarginati perché non abbiamo un piano B. Io spero che tutti ci sia resi conto che la pandemia ovviamente ha messo l'Europa di fronte ad un binario che è a senso unico. Noi possiamo stare su questa sfida solo se rimaniamo uniti. Chi pensa che si possano creare delle doppie velocità o delle triple velocità all'interno del progetto europeo sbaglia. E sbaglia tanto quanto coloro che pensano che isolarsi o uscirsene da questo progetto possa essere la soluzione migliore. Quindi questo è il pensiero di Forza Italia che rivendicheremo con forza all'interno del Partito Popolare. Tra l'altro, diceva lei, il Parlamento nell'ultima plenaria credo che abbia dato dimostrazione di avere esercitato il legittimo ruolo che ci hanno riconosciuto i cittadini. Siamo l'unica istituzione eletta e quindi vera rappresentanza della comunità europea e credo che di questo se ne debba tener conto. Lo abbiamo detto come Partito Popolare, bisogna puntare ad un bilancio ambizioso, coraggioso e abbiamo anche ipotizzato il non sostegno, ove mai questo dovesse venir meno. E quindi ci auguriamo che non sia così perché altrimenti sarà veramente un momento preoccupante per questo progetto. E non possiamo permettercelo perché abbiamo davanti tante sfide e soltanto rimanendo insieme le possiamo affrontare. Ovviamente c'è un approccio completamente diverso che bisogna necessariamente mettere in rete e fare in modo che la negoziazione e la diplomazia di tutti i livelli possa esercitare quella che è la formula più importante, quella di un equilibrio. Forza Italia lo ha già fatto nella preparazione della risoluzione con il presidente Berlusconi, con l'onorevole Tajani e insisteremo per spendere tutte le energie all'interno del Partito Popolare Europeo perché si vada in quella direzione. Io credo che si debba necessariamente apprezzare, se vogliamo veramente guardare con ottimismo, la posizione della Francia e della Germania, che probabilmente è stata una posizione anche frutto di questa azione che il Parlamento Europeo sta facendo da diverse settimane in maniera trasversale. A prescindere da quelle che possono essere le sensibilità, che in questo momento di emergenza vanno anche riviste e messe un po' da parte, altrimenti rischiamo, ripeto, che per la posizione di uno o due non è possibile buttare tutta all'aria, è troppo grossa la partita in gioco per poter rischiare una cosa del genere.